ritrovato all'ultimo appuntamento delle 15.30 con Dopo il 90esimo. Poi, mister, ci sposteremo di orario, andremo nelle ore più fresche, nella fascia serale, sì, quindi insomma oggi terremo compagnia ancora per un'oretta ai nostri telespettatori. Partiamo dalla notizia dello scorso, insomma andata in onda proprio venerdì, del riscatto da parte del Cosenza di Tutino. Partiamo da qui, te lo aspettavi? No, non me l'aspettavo, anche perché non ero informato, no? Così come si dice non erano informati nessuno, nemmeno i collaboratori più diretti. E questo me la fa vedere lunga anche, mi dà molto più valore il discorso fatto da Ursino in conferenza stampa. Da quello che ha detto vorrei partire, anche perché per me è molto... ha detto tutto in quella trasmissione. E non sto dicendo che ha detto tutto e bene, sto dicendo solo che come è stata condotta quella trasmissione ho avuto risposte su tutto l'affare Tutino che io non conoscevo. Intanto faccio i complimenti alla società, al Presidente, per aver agito in maniera tranquilla, facendosi aiutare sicuramente da qualcuno con delle imbeccate giuste per quanto riguarda il Tutino. E poi su questo argomento avrei ancora dire altre cose, però gli faccio i complimenti, anche sì, perché un imprenditore, un presidente di una società, intanto non deve dare modo di far pensare oppure poter arbitrare quello che fa lui a nessuno. Non deve. E lui lo ha fatto in maniera conveniente. Probabilmente era un fatto delicato e così se l'è sbrigata. Mi sta però, se l'è sbrigata, è importante da sorprendere. Te l'aspettavi, era un'operazione da fare, una società che doveva essere considerata una società seria e importante. Con questa azione ha molto recuperato per quel che riguarda le mie considerazioni sulla società e su lui stesso, però c'è tanto da lavorare, tanto è vero che mi ha interessato molto di più, ma anche in senso positivo, anche se poi avrei degli appunti da fare, li farò durante questa trasmissione, la risposta del direttore generale Ursino quando ha detto che del budget a disposizione suo oppure di chi ne fa nel Cosenza non deve essere data nessuna giustificazione, non deve interessare nessun tifoso né nessun giornalista. E questo me la dice lunga su quello che può essere un direttore generale che è abituato a trattare e che probabilmente dovrebbe essere in sintonia con il Presidente e con la società. Non mi sta bene però quando mi si dice anche, e così chiudo con questa introduzione, che è un direttore generale che è in sintonia e che io condivido su quello che ha fatto la società, venga a dire o si dice che non ha avuto nessun colloquio con diretti interessati di parte avversa, e io per parte avversa individuo Giuffredi, individuo altre persone che magari anche possono essere televisionari, che fanno carcatiello, e in calabrese qualche cosa la devo dire in questa introduzione, con chi in effetti ha in mano affari e impari come quelli milionari, come quelli del Cosenza. Va bene, torneremo a parlare ancora di questo, parleremo anche del direttore generale, del direttore sportivo, insomma, perché questo è l'argomento principe, ci sposteremo anche a Catanzaro perché anche lì insomma ci sono delle fibrillazioni. Buon pomeriggio a Maria Grazia Costanzo, che è diventata il volto delle 12.30, vero Maria Grazia? Buon nella nostra televisione. Anna, grazie, sì, abbiamo iniziato questa nuova avventura, poi tutta la redazione mi è sempre vicino, quindi io vi ringrazio e soprattutto ringrazio te perché mi dai modo di ritornare a casa. Questo studio è casa tua, ma io lo sento. No, è casa nostra. Parte mia, quindi io ti ringrazio perché mi dai sempre possibilità di poter esprimere la mia opinione anche in ambito calcistico, soprattutto in questi giorni molto, molto caldi. Molto perché caldi. La situazione. Te l'aspettavi tu di questo riscatto di Tutino? Sinceramente, no. Io sono rimasta un po' scioccata anche perché le voci di corridoio che si susseguivano sui vari giornali online riportavano che in realtà il giocatore sarebbe stato lontano da Cosenza ribadendo le sue intenzioni di andare in Serie A. Quindi nessuno si aspettava che in conferenza stampa il presidente si alzasse e dicesse abbiamo riscattato Tutino giorno 14, perché il diritto di operazione scadeva proprio giorno 15, quindi ha aperto la conferenza stampa in un modo eclatante, che tant'è vero tutti quanti siamo rimasti un attimo senza parole. Però io faccio i miei complimenti alla società perché ha fatto una grande operazione di mercato che finora il Cosenza non aveva mai effettuato, riscattando Gennaro Tutino.
Sicuramente, Anna, lo dobbiamo dire, non sono stati belli i commenti fatti dopo, perché purtroppo il social ci riporta anche questo, non sono state belle le parole dette dal procuratore di Gennaro Tutino, che ha, diciamo, mortificato, secondo me, un po' la tifoseria cosentina con i modi che ha avuto. Forse apprezzo di più Gennaro Tutino che non si sia espresso, che non abbia detto niente sui suoi canali social, ma non lui, perché era molto più giusto dire sì, la società ha effettuato una importante operazione di mercato, noi la ringraziamo, ribadiamo che le intenzioni del giocatore sono quelle di andare in Serie A, vedremo il mercato che cosa porterà. Avrebbe fatto sicuramente più bella figura. Buon pomeriggio a mister Franco Giugno. Allora, mister, non ti chiedo se l'aspettavi o meno di... Beh, Gennaro, perché tu ti è scontata la risposta, no? Ormai la sappiamo la linea, sì, qual è. Però sicuramente è un tassello che in questi anni il presidente sicuramente avrà agito da grande imprenditore qual è, però il fatto di andare anche in conferenza stampa a presentare il nuovo direttore generale, che in tutti questi anni è mancata come figura, presentare il nuovo direttore sportivo, è sicuramente un qualcosa in più in questa società. Partiamo dal direttore generale, che effettivamente è una figura molte volte determinante all'interno di una società sportiva seria e professionale. Il discorso che ha fatto Beppe l'altra sera, ecco, lascia capire la sua esperienza, no, di tanti anni di calcio anche a certi livelli, quando dice: voi giornalisti, voi tifosi fate il vostro, noi facciamo il nostro, non dobbiamo dare conto ai tifosi, ai giornalisti, che il budget che noi investiamo. Ma questo è da che mondo è mondo, è così a certi livelli, è un calcio importante. Quindi già una figura che è fondamentale in un assetto societario che mancava in modo grave in questi anni. Per quanto riguarda l'operazione Tutino, come sempre io dico la mia, le mie sensazioni sono che il presidente lo abbia riscattato perché probabilmente già qualcuno alle spalle che gli garantisce la compravendita è una plusvalenza importante. Era da aspettarsi è una grande operazione. Certo. Cioè, allora, l'operazione Tutino, diamo a Cesare, da qualunque angolo la vogliamo vedere, è una grande operazione. Se va via, come io credo che al 99% va via, ci sarà una buona plusvalenza. Se rimane, Cosenza riconferma almeno per quest'anno il miglior centrocampista della Serie B. Quindi da dove la vogliamo vedere è sempre una cosa possibile. Io credo che vada via, perché l'investimento di Tutino, se noi lo andiamo a trattare in soldoni, è un investimento anche troppo superiore proprio alla stessa gestione di una società come Cosenza. Perché tenere Tutino con 3 o 4 anni di contratto equivale ad un investimento già per Tutino almeno da 6 a 7 milioni di euro. Se tengo Tutino, lo tengo perché? Perché voglio fare un grande campionato. Quindi per fare un grande campionato non basta Tutino, no? Quindi bisognerebbe poi andare a comprare altri 3-4 giocatori di grande qualità e vado a spendere altri 5-6 milioni di euro. Certo. Cosenza non è una società che investe sul mercato 12-13 milioni di euro. Questo è il mio pensiero. Poi se Guarascio terrà Tutino e comprerà Barella e Frattesi, io sarò contento. Ma la mia considerazione è questa. Certo. Loro lo hanno preso perché sicuramente per fare plusvalenza. La dichiarazione sua di prima ti fa capire bene che i procuratori parlano, a volte parlano anche giusto per fare rumore. Il silenzio di Tutino, no, la dice molto lunga. E nella conferenza dell'altra sera io ho sentito uno spicchio, ma quello spicchio mi è bastato. Quando un giornalista ha chiesto a Del Vecchio, se non sbaglio, se proprio seccamente, dice: adesso noi abbiamo riscattato Tutino, lo terrete o no? Lui ha dato una risposta che, insomma, certo, no, ha detto tutto. Pinocchio, no, ha detto bisogna aspettare il nuovo allenatore. Sì, però ha detto abbiamo già fatto. Fammi finire, bisogna aspettare il nuovo allenatore, vuol dire che se dovesse arrivare Klopp, cioè qualunque allenatore arriva a Cosenza, non può determinare mai la cessione, certo, di Tutino, perché, a meno che non prendi Maurizio Sarri, che è fermo, e ti dice: non lo voglio Tutino, voglio Franco Gagliardi. Quindi questa risposta, grazie, ti fa capire che il ragazzo sarà ceduto di sicuro. Quasi sicuramente. Buon pomeriggio a Renzo Andropoli. Buon Renzo pomeriggio, grazie per essere qui con noi questo pomeriggio.
A te chiedo subito, entro a gamba tesa, abbiamo sentito abbiamo visto le parole scritte dal procuratore Giuffredi, parlava insomma di finito il ciclo di Tutino a Cosenza, il presidente ha agito senza avermi interpellato, addirittura oggi ho letto ancora il contratto di Tutino scadrà nel 2027, a febbraio, secondo me si sta cercando di, come dire, trovare la quadra dopo una notizia inaspettata che forse magari ha scombinato i piani. Io non so se c'è nell'albo dei procuratori un ordine professionale, perché se ci fosse un ordine professionale sarebbe certamente da redarguire, se non da sospendere all'ordine, perché un procuratore che ha anche dei giocatori importanti, perché c'ha Di Lorenzo, c'ha anche Tutino, per cui insomma dovrebbe avere un po' di scuola, dovrebbe avere un po' di appeal, invece è uscita, ha fatto un'uscita da candiniere, ecco, da uno che beve vino tutto il giorno, da un ubriacone, non da uno che fa il direttore. Ovviamente ognuno si prende la responsabilità di quello che dice. Ho detto che ha fatto un'uscita di questo tipo e la riconfermo, perché un procuratore che esce con quella sparata è veramente completamente fuori luogo. Non ti è piaciuto il fatto che il presidente abbia riscattato Tutino? Alzi il telefono e dici: presidente caro, mi potevate avvisare, io avevo un'idea diversa, stavo già trattando con alcune società. Allora si siede e si tratta in questo modo, non si esce pubblicamente su una televisione a dire che il Cosenza non è una società che può permettersi Tutino. È una cosa veramente, questa è offensiva, questa è offensiva. Il presidente Guarascio può comprarsi lui e tutti i suoi giocatori e poi metterli a lavorare ad Ecologia Oggi, se può. Per cui insomma mi pare una cosa veramente completamente fuori luogo. Poi se Tutino rimane o non rimane dipende da tantissimi fattori. In primis, se il Cosenza e il presidente Guaraccio si è seccato di stare alla mercé di questa gente che ci tratta come se fossimo l'ultima marmaglia della Serie B e dice: adesso ci penso io e vi metto a posto a tutti quanti. Oppure il presidente dice: no, cerchiamo di stare tranquilli, di fare un altro campionato in sicurezza, magari migliorando di 2 punti, di 3 punti la nostra classifica e vediamo e pensiamo al futuro. Anche perché, Enzo, ti interrompo, perché è la prima volta che forse vedo la tifoseria unita attorno al presidente, nel senso che chiunque sui social ha risposto a tono al procuratore, magari è andato anche un po' fuori luogo, nel senso che è andato a scrivere anche sul profilo social dello stesso Gennaro Tutino, che in questo momento è in vacanza, dicendo: cambia, fagli sciacquare la bocca, insomma, però ha risposto a tono dicendo: il presidente ha agito nell'interesse della società, certo. Adesso sarete voi a dover trattare insieme a lui per un ulteriore spostamento. Ha fatto un'operazione lecita, non c'era scritto, credo, sul contratto, sull'opzione di riscatto, che doveva avvisarlo. Ma mica deve avvisare il procuratore. Io riscatto il mio giocatore, dopo che il giocatore diventa di mia proprietà, tu procuratore che gestisci i suoi interessi, mi chiami, ci sediamo e vediamo cosa bisogna fare, ma nell'interesse del Cosenza prima di tutto e non quello del giocatore, o soprattutto l'interesse del procuratore, che avrebbe preso una gran bella commissione piazzando Tutino da un'altra parte. Per cui insomma voglio dire, il mondo del calcio lo conosciamo, non può venire Giuffrida a spiegarci come ci si opera. Ormai il presidente ha una grande e lunga esperienza, oltretutto è un imprenditore capace e sa come ci si comporta e sa quello che deve fare. E ha fatto benissimo, e se gliela fa pagare a questo procuratore in termini proprio di dispetto, fa una cosa meravigliosa. E in termini invece di non risposta da parte di Tutino, perché qualche nostro telespettatore dice: magari hanno un accordo proprio fra procuratore e quindi non si può esporre più di tanto lo stesso giocatore. Anche se ieri ha messo sui social la promozione del Cosenza in Serie B, il suo gol insomma durante la promozione, quindi qualche segnale lo sta dando. È stato un fulmine al ciel sereno anche per Tutino, perché non lo sapeva neanche Tutino che il presidente l'avrebbe riscattato, quindi dategli il tempo di, come dire, di digerire questo fulmine che gli è caduto sulla testa, e poi prenderà una sua posizione che non può non essere in favore del Cosenza se ci sono le condizioni. Di questo ne sono certo. Se poi arriva una società di Serie A che poi voglio dire, che porta bei milioncini, che fanno comodo anche a Cosenza, resteremo amici più di prima con Tutino, ci mancherebbe altro. In questo momento è meglio parlarne il meno possibile, fare lavorare chi deve lavorare. In questo momento Ursino e Gennaro Del Vecchio, poi le cose sicuramente si sistemeranno. Certamente Tutino, cosa ne pensi, mister? Ma quello che dice Enzo è questa cosa, intanto lui non si deve proprio permettere
Adesso facciamo stesso sosso di Franco, dei giornalisti o dei tifosi che pretendono di sapere il budget. Il procuratore deve stare al posto suo, il presidente ha l'autonomia, se vuol comprare un giocatore 20 milioni lo compra, poi tu procuratore di fronte a un fatto nuovo vieni, ci sediamo a vedere quella è la cosa migliore per la società e per il giocatore, punto. Questo su Tutino secondo me è molto legato all'ambiente Cosenza, lo ha dimostrato mille volte, mica dobbiamo stare qua ogni volta a dirlo, no? Però è ovvio che è anche un ragazzo che probabilmente avrà l'ultima occasione della vita, perché ha 28 anni, per cercare di imporsi a certi livelli. Se avrà una richiesta importante, credo che lui ci vorrà andare, mi sembra anche giusto, ecco, qui se no stiamo a fare demagogia. Ma nessuno vuole precludere, no, come dire, però è ovvio che la trattativa a questo punto la farà il Cosenza e il procuratore carissimo dovrà accontentarsi della percentuale che prenderà sull'ingaggio del giocatore e non sulla commissione, come diceva Reit, perché adesso veramente il calcio sta morendo. Perché ti vorrei ricordare quello che sta succedendo a Bologna con Zizkè. No, il procuratore ha chiesto 15 milioni di euro di commissione, mentre solo il cartellino di Zizkè vale 40. Il Milan lo ha mollato, dalle ultime cose lo ha mollato, l'ha mandato a quel paese. Ma dalla chi vuoi? Ma 40 milioni di commissione? Ma stiamo scherzando? Cioè 15 milioni di commissione? Ma stiamo scherzando? Ma il calcio così davvero è in mano a questi pseudolestofanti, perché poi ci sono anche quelli seri, per carità. Però veramente è allucinante. Lui voleva fare magari più operazioni. Nella stessa annata Giuffrida voleva fare più operazioni. Se io sposto un giocatore due volte in un anno, prendo due volte commissioni. Se lo sposto una volta sola, prendo commissioni una volta sola. Cioè, è quello il concetto. Ripeto, e sono d'accordo con loro, ma la spiegazione di Renzi è stata esaustiva. Il Cosenza ha portato a termine una grande operazione di mercato. Sono convinto che lo daranno per fare plusvalenza, però, ripeto, rimane sempre una grande operazione di mercato. E l'ha fatta Guarasci, non l'ha fatta nessun altro, solo perché bene. Ursino è Gennaro del Vecchio, sono arrivati un giorno dopo. Loro non c'entrano, nessuno deve prendersi i meriti in questa operazione. L'ha fatto il presidente, magari consigliato da qualche amico fidato, ma l'ha fatto il presidente, Ogni tanto bisogna dar merito a Guarascio, come diceva pure prima Franco Gagliardi. Tante volte è stato bastonato da qui, no? E forse anche con ragione. Vi dico di più. L'operazione Tutino, se fosse stata detta due ore prima, probabilmente oggi sarebbe Viali sarebbe l'allenatore del Cosenza. Perché non lo sapeva neanche Viali. Certo. Non lo sapeva neanche Viali. Quando ha deciso di rescindere... Ma non rescindere, lo sapevano neanche i collaboratori? Non lo sapeva nessuno. Se no qualcosa sarebbe anche non lo sapeva venuto nessuno. Fuori. Niente, non lo sapeva nessuno. Niente. Questa è stata la grandezza del presidente. Riuscire a tenersi dentro la voglia di fare un'operazione di così grande importanza e non dirlo a nessuno. Ma proprio a nessuno, forse neanche al figlio. Sì, sì. Non lo sapeva nessuno totalmente. Cioè, io vedo in collegamento Antonello Aprile. Grazie Antonello per essere con noi. Antonello, dico senza nel cuore, perché anche voi avete scritto su questa vicenda che riguarda il procuratore di Gennaro Tutino. Antonello, come la pensi in soldoni? Ecco. Buon pomeriggio a tutti. Ma noi abbiamo scritto una nota molto pesante, molto diretta al procuratore, abbiamo inoltrato proprio i suoi contatti, non ci siamo limitati a fare solo un comunicato, perché forse è arrivato il momento di combattere l'ambiente, i tifosi, e fare capire che il Cosenza, e mi rifaccio alla conferenza stampa passata, dove ci sono tre parole chiave importanti: immagine, fiducia e alchimia, no? Dette da Ursino e da Guarascio, e tutti devono capire che Cosenza sono finite le passerelle e i procuratori che fanno quello che vogliono e dicono quello che vogliono, perché quello che ha detto e ha scritto il procuratore è qualcosa di veramente grottesco, inventandosi di sana pianta e facendo capire una sua verità, ma che non è la realtà dei fatti. Questo è veramente inaccettabile. I vecchi latini, c'è un brocardo latino che diceva pacta servunt pacta sunt servanda, significa che i contratti devono rispettare. Capisco che nel calcio succede di tutto e di più, appunto, questo di tutto e di più deve finire, però qualcuno deve alzare la voce, altrimenti, come diceva il mister Giugno, ci sono
percentuali stratosferiche di commissioni, perché tra l'altro in Italia non c'è nessuna regolamentazione, ognuno fa quello che vuole. Bravo. E quindi, per il Dio, noi dobbiamo battere proprio i pugni, perché non è possibile. Poi ci sono i contratti, all'epoca il procuratore ha fatto firmare di concerto con il Parma e con il Cosenza l'obbligo di riscatto, quindi è un errore che il Cosenza ha riscattato Tutino, no? Non doveva riscattarlo, cioè nessuno ferma Tutino ad andare in Serie A, però chiaramente ha tutto il diritto il Cosenza di riscattarlo e Tutino per arrivare in Serie A dovrà prendere la via più lunga, ma questo non può essere un problema del Cosenza, assolutamente. Se ci vuole guadagnare Tino e ci vuole guadagnare il procuratore, non capisco perché non ci può guadagnare il Cosenza. Bravo, abbiamo capito bene il punto di vista. Questo è il punto di vista dei tifosi che sono stati tutti, Maria Grazia, insomma, in favore di quello che è stato l'agire del presidente Guarasci. Ma è giustissimo quello che ha fatto il presidente. Io sono d'accordo anche con lui, perché la frase che dice pacta sunt servantes è verissima, perché il contratto fra il Cosenza e Gennaro Tutino è stato firmato un anno fa. Che cosa è stato detto un anno fa? Lui è in prestito, ci sono delle condizioni che consentono al Cosenza di esercitare un diritto di prelazione entro il 15 di giugno, per cui io, presidente, io imprenditore, sono coperto, io non ti devo niente, perché il nostro contratto scritto legalmente, cioè parliamo proprio in termini legali, è firmato di un anno fa. Quindi ti posso fare la cortesia che te lo dico, ma io non ti devo nessun tipo di spiegazione. Per me la tifoseria cosentina in questo momento sta dimostrando una compattezza infinita e io gli faccio il mio più grande applauso. Magari facciamo perché... pure qualche abbonamento in più. Però. Ecco, questo vabbè. Questo se no poi... polemico. Non diciamo... Però qui vogliamo dal sacrificio del presidente, ma gli ha fatto 10.000 abbonati per tenere Tutino. E fare la ma che poi vincere, è giusto anche l'investimento per fare plusvalenza, perché si sa che magari questa è l'ultima occasione, come abbiamo detto prima, del giocatore di andare in Serie A. Poi se noi diciamo vogliamo tenere Tutino per provare noi a raggiungere i playoff, quello è un altro tipo di discorso, perché va fatto un allegamento di contratto importante che non sappiamo se siamo in grado di poter reggere. Però ad oggi la notizia è che Tutino è un giocatore del Cosenza. Punto. Le altre polemiche sono a zero, perché non sono giuste. Allora, vengo subito da te, Silvio, buon pomeriggio, perché volevo far parlare Ciao. Un secondo il mister Gagliardi. Professore. Per... Eh? Professore. Il professore Gagliardi. Quanti punti capi? Ha visto quanti appunti, hai visto? Si è appuntato diverse cose, però tu, in sintesi... Tutino, lo terresti. In sintesi una parola perché brutta, lo mi ha scherzato una cosa che non esiste. No, perché so che tra poco ci chiameranno per la pubblicità, però lo terresti Tutino? Sicuramente, allora. Voglio partire da questo presupposto, sicuramente nessuno vuole impedire a Tutino, di se c'è una chiamata dalla massima serie, di andare nella massima serie, però deve dare sei succinta a quelli cazzi. Allora, ti dico una cosa. Tutto questo che si è verificato in questo periodo, io non lo vedo, lo vedo come tutti gli altri, però lo dico alla mia maniera. Tutto questo parlare di persone, no? Che non c'entrano niente sulla conduzione di una società, dipende dal casino che ha sempre avuto la società nel gestire la propria immagine, è normale, no? Questo non lo diciamo? Ciò vuol dire colpa pure di Guarasci, io non è che ce l'ho con Guarasci, non si è dato mai una dignità di società importante. E chiaramente anche un Giuffredi, che per me non è importante, no? Anche se potrà avere 10 milioni in tasca, no? E non è uno di campo, di calcio, è uno di affari, no? L'ha fatto ribellare, ma proprio perché in effetti lui ha creato casino nel gestire la maniera come va gestita una società, perché è sempre mancato di persone importanti a fianco. Io che però adesso... Non lo so, aspetta, io ti dico anche un'altra cosa. Io vorrei sapere se il presidente tutto quello che ha fatto lo ha fatto perché è un grande imprenditore, come qui si dice, a prescindere dal casino che esiste in società nella gestione di tutte le cose della società sportiva, così. Oppure c'è un grande vicino a lui da contraltare che per esempio gli manda Orsino, oppure gli manda chi ne è? Del vecchio oppure gli manderà il prossimo allenatore. Vabbè, allora oppure... vuol dire che ha capito come si gestisce. Probabilmente questo dovrà far scuola, non per me che sono stato nelle società che si chiamano Reggio Calabria, dove c'era tutto da imparare e nulla da imparare, no?
E lui incomincia a fare delle cose che poi anche per televisione, amici carissimi come il signor Di Marzio, io dico le cose. Non è che prendono posizione nei confronti del Cosenza in termini favorevoli. Lasciano dire mancanza di comunicazione, no? In maniera televisiva. Ma io capisco chi può dire, ha preso le distanze da tutto quello che ha fatto Guarascio. Perché? E io tanto che so che il mondo del calcio è una vergogna, è corrotto. Tutti quelli che girano intorno al calcio sono vergognosi. Non dico che nessuno, ho fatto nomi, Tutto il calcio, tutti quelli che partecipano sono vergognosi. Lì dove il signor Guarascio, lo chiamo signore in questo momento, non lo so se l'ha capito, sollecitato probabilmente da persone vicine a cui si deve legare, però deve pagare, perché alla prima occasione lo abbandonano se non li paga, è sempre al solito ritornello. Gli hanno imbeccato la via giusta da fare finalmente il presidente e sfregarsene di Giuffredi. E beh, poi probabilmente non ha voluto, ma così come avviene nella società che io ho frequentato e che mi pregio di aver frequentato. Bravo Guarascio, ma continua a fidarti delle persone che ti hanno suggerito oppure ti hanno avallato in questa operazione che è stata la grande imprenditore del mondo del calcio. Allora Silvio, tornerò subito dopo la pubblicità da te, non so se puoi rimanere ancora con noi Antonello, se no lo saluto, grazie per essere stato con noi Antonello, non so se hai altri 2-3 minuti di tempo da concederci. Parlerò subito dopo la pubblicità. Va bene, ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra pochissimo. Seconda parte, dopo il 90esimo, vado subito da Silvio, poi vado da Antonello. Silvio, perché tu ti sei risentito quando ha detto che questo calcio è corrotto? No, è un imbroglio. Però non è riferito a lui sicuramente. Nessuno. E io pure ho fatto parte di questo calcio. Buongiorno a tutti, però l'italiano non è che me lo invento io. Quando lui dice che tutti coloro che girano attorno al calcio sono corrotti, io nel mio piccolo ci giro, ci gravito. Sono corrotto. Mi sento una persona onestissima. Sono corruttivo. No, neanche. Va avanti, va avanti. Sei immacolato. Se tu sì, io ti chiedo scusa. Tutti grazie. Gli immacolati chiedo scusa. Vabbè, ma ci sono il calcio si presta grazie. A far diventare corrotta tanta gente. Mai, anzi, quando ho avuto la possibilità pure di prendermi dei soldi per far vincere una partita e gli ho detto che avevano trovato la persona sbagliata a coloro che volevano comprare quella. Zitto, che se no viene la procura, Non c'è problema, in ogni caso, se mi dai 2 minuti, quindi è passibile, perché è a conoscenza di reato. Sentiamo un velo pietoso. Allora Silvio, vengo da te. È a conoscenza di reato, doveva denunciare. Se no qua andiamo a fare altre cose. Vengo da te, perché voglio sapere cosa ne pensi tu di questa cosa di Tutino. Diciamo che tu te l'aspettavi? No, devo dire di no, però diciamo che è facile stare con tutti coloro, no? con la stragrande maggioranza che è d'accordo sul fatto che abbia fatto bene Guarascio. Quindi è facile che io stia anche con voi. E invece per mia natura vado a vedere effettivamente come stanno le cose. Allora, secondo me Guarascio ha sbagliato ancora una volta in comunicazione. Allora, dal punto di vista dell'imprenditore, anche calcistico, sicuramente ha fatto una grossa operazione, no? Cioè, perché ha riscattato un giocatore che magari, chi lo sa, ancora non lo sapete neanche voi, chi lo sa cosa abbia in mente, cosa ha in mente il presidente Guarascio? Magari qualche suo consulente, chissà, gli ha detto riscatta Tutino che ce lo vendiamo al doppio? Chi lo sa? Vedremo, non no? Lo sappiamo, ma chi sicuramente vivrà, è un'opzione. Quindi è una delle tante opzioni che ci sono sul tavolo. Benissimo. Perché sennò avrebbe dovuto dire io riscatto Tutino e Tutino è il primo puntello di questa squadra che voglio andare a fare insieme a Orsino e a Del Vecchio per far sognare i tifosi rossoblù. Invece ancora non l'ha detto, ok? Dopodiché sei stato tu Guarascio in queste ultime settimane, mesi, Guarascio è stato forse più con Tutino è stato più con Guarascio che non con la moglie o la compagna, non so.
È possibile che non gli ha detto, vedi che io ti voglio ma guarda, l'ha detto pure, per comunque sia, io non è che voglio tirare le fila al presidente, no, però l'ha detto anche al comune, poi c'era da credergli o meno, però il presidente al comune quindi, ha detto andremo avanti con Tutino, quindi, e quindi cioè, la sua dichiarazione l'ha fatta. A differenza di quello che dice la Maria Grazia, sì, che ha detto che, perché vi ho seguito prima, che invece in tutto questo lei dà la medaglia d'oro, diciamo così, a Tutino, invece io a Tutino gli tirerei un pelo orecchie, perché sì, perché è già tardi che non sta intervenendo, perché se non interviene mi lascia pensare qualcosa, però... mi lascia pensare, allora aspetta Anna, fammi finire, mi lascia pensare allora perché forse Giuffredi ha ragione, che lui gli ha prospettato l'idea, perché parliamoci chiaro, io cerco di essere, come dire, sì, 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 al di fuori di ogni sospetto, cioè... allora voglio dire, ma è anche giusto che un giocatore come Tutino, che ha fatto 22 gol in Serie B, no? Parlo da addetto ai lavori. Cioè, non è che è facile ripetersi ogni anno, così come Vivarini a Catanzaro, che ha fatto benissimo, poi ne parliamo. Allora, giustamente, anche lui si guarda, così come se le guarda il Cosenza, se le guarda anche lui i suoi interessi. E allora magari avrebbe detto a Giuffredi, che io non conosco, avrebbe detto, vedi che se c'è qualche squadra in Serie A o qualcosa importante, allora quindi lui, il procuratore, ha espresso il pensiero di Tutino. È vero, non è vero, Guarascio è vero, non è vero. Allora, che Tutino intervenisse a dire guardate che Guarascio mi ha contattato, oppure guardate che Guarascio non mi ha contattato, perché se no siamo alle solite, e spero, augurandogli un grande in bocca al lupo al direttore Ursino e anche a Del Vecchio che non conosco, di dare la possibile libertà che forse non ha avuto in questi tempi, questa è una mia, mi assumo la responsabilità di quello che dico, magari mi sbaglio, a un addetto stampa bravo come Gianluca Pasqua, di poter decidere liberamente nella comunicazione, perché ancora una volta Guarascio si dimostra un bravo imprenditore, ma a livello di comunicazione non dovrebbe fare un corso accelerato. Ma che stavi a comunicare? Guarda, ma io a Guarascio non posso vedere, ma non è che non lo posso, molti dicono a perché niente. Deve comunicare, uno che mi ha detto dato che l'ha trombato, quando deve chiamare Tutino, attenzione alle parole che usiamo, che diamo in bacio, mi hanno detto a te, dice hanno scritto, non l'ha voluto, sì, perciò lui ce l'ha, io ce l'ho con Guarascio dal punto di vista dell'organizzazione, del modo di capire, ma per spronarlo, ma non per spronarlo, mai, perché io sono per Cosenza, ecco. Sono tifoso del Cosenza, anzi posso anche dire mi dispiace di non essere il Cosenza, è un peccato, mi capito io, no, ma non per prendere soldi, per dare il contributo come ne ha bisogno, e spero che si sia messo vicino le persone giuste, cioè, per avere giudizi, no, in modo da poterlo aiutare in quello che lui è carente, che è proprio la materia calcistica. Ma che ci voglia guardare, doveva dire caro signore che me lo riscatta, ha fatto anche bene a non dire niente al giocatore, tanti giocatori sono uguali, di questo li conosco, oggi sono per chi li paga, oggi sono per la società dove si sono trovati, ma soprattutto dove si trova, nelle società che gli hanno portato vantaggio, perché fino a 3 anni fa il signor Tutino è preso a Parma, dirottato dal Parma, mandato là, che poi lui non prenda posizione. C'è pure dietro le spalle un procuratore che fa il suo mestiere, certo. Ma io non sono per i procuratori, che si sono sostituiti alle società, ma purtroppo questa è la legge, il regolamento dopo Bosman, però che prima non c'erano. E allora che bisogna che mi metta contro Guarascio, è stato un grande, poi che se ha trovato delle persone che lo suggeriscono dal punto di vista calcistico per quello che deve fare, che me ne frega se va a pagare Tutino, va a pagare Giuffredi o va a pagare Gagliardi. Bene ha fatto Guarascio. Vogliamo vedere adesso, e non mi aspetto che faccia una squadra per Tutino. Io mi aspetto che venda Tutino al miglior offerente, perché sapendo le cose del calcio di Cosenza, il Cosenza ha bisogno di investire per avere una buona squadra e magari puntare ai playoff alla grande. Poi si vedrà. Fatemi sentire un attimo ad Antonello, perché poi so che ci deve lasciare. Antonello, anche perché a questo punto la tifoseria non potrebbe dirgli niente, nel senso che se ha usato, tra virgolette, Tutino, fatemi passare questo termine usato, per monetizzare, quindi magari investire in una squadra che possa puntare magari a raggiungere i playoff, la tifoseria può solo fargli un applauso. Ce lo fanno tutti, c'è il caso. Ma io con una semplice cosa, non sono d'accordo con quello che ha detto Zizza, perché se no vale tutto il contrario di tutto, no?
Tu stesso hai detto prima, Anna, e Guarascio una volta all'anno parla, no? E sembra che non lo sta sentendo nessuno, non lo vogliamo credere, ok, però da non sentirlo proprio ce ne passa. Lui ha detto chiaramente al comune, davanti al sindaco, televisione, tifosi, col sigillo del comune, che il progetto sta lavorando per il progetto insieme a tutti, no? Per qualcosa di importante, parole chiarissime. Certo. Detto questo, quindi Giuffrelli non può dire che non sapeva nulla, e nemmeno Tutino. Peccato che Giuffrelli, poco prima del riscatto, in un'intervista su un giornale, quindi c'è il nero su bianco, ha detto: se il Cosenza riscatta Tutino, partita chiusa. Ma invece, no, forse è un errore, cioè dovrebbe essere un errore il riscatto di Tutino. Quindi non diciamo fesserie, che queste sono mega fesserie. Vogliamo tenere il gioco dei procuratori, e allora tenetelo, però non vi dovete poi lamentare. No, io non accetto che si dice ma i procuratori sono così, no, perché quando sbagliano bisogna, come si dice a Cosenza, mina ara capo. Anche perché vado da Silvio che voleva replicare, nessuno ha detto che Tutino è stato riscattato per restare a Cosenza alla faccia del miglior offerente. Venduto. Certo, quindi tutto è sul tavolo, è tutto sul tavolo. Nel mio primo intervento credo di essere stato molto chiaro, no? Dicendo proprio queste cose. Cosenza adesso valuterà. Esatto. Ma la mia impressione è che lo venda. Certo. Però nessuno ha detto potresti che lo venda. Sbagliare. Come la mia impressione, il mister è stata quella che non l'avrebbe riscattato. No, ma come anche l'impressione di Franco, di Enzo. Se c'è una plusvalenza, certo, se c'è un'eccellente plusvalenza, il presidente lo venderà. Perché, e poi facciamo parlare Silvio un attimo, perché fare una grande squadra intorno a Tutino, l'ho detto prima, io l'ho detto con un po' di ironia, ma lo penso davvero, ci vogliono 12-13 milioni di euro. Cosenza, no, come diceva anche Renzo, potrebbe non garantisce questo budget, perché già a livello di abbonamenti, se noi arriviamo a 2.000 in un anno è un miracolo. Quindi dovremmo noi supportare Guarascio in un investimento in importante, caso. Ma dovremmo supportarlo anche con la tifoseria, certo. E che non è mai accaduto. Quindi se il Presidente decide di venderlo, comunque rimane una grande operazione, o lo vende o lo tiene, l'abbiamo detto. Sì, certo. Sì. Silvio, che volevi dire? Volevi replicare? Non so se Antonello ancora ci sente. No, volevo semplicemente dire che il problema qui è nato esclusivamente sul fatto che Giuffredi ha rilasciato una dichiarazione dicendo che non ne sappiamo nulla, né io né il mio assistito, e che Tutino non interviene a dire che è successo, che secondo me è quello il primo attore, perché non interviene. Quindi quello è il problema. Poi il riscatto, non riscatto, la vendita maggiore, minore, cioè questo poi tutto viene dopo. Il casino è successo perché Guarascio se ne è uscito dicendo abbiamo riscattato il nostro Tutino, quindi applauso dei giornalisti eccetera eccetera, e dopodiché invece il procuratore ha detto di no. Ora Tutino perché non interviene a dire sì, mi ha telefonato e mi ha interessato, oppure no? Perché caro mister Gagliardi, non è vero quello che tu dici. Quale? Che non era tenuto Guarascio a chiamare Tutino. Ma come non era tenuto? Ma tu vuoi riscattare un giocatore? Non Tutino, mi fai un brogliale. Guarascio, chi lo sa se l'hanno parlato? C'è un direttore generale, c'è un direttore probabilmente hanno parlato con Tutino. E perché non lo dico? Ma io dalle dichiarazioni che ho fatto, quando hanno dato i sigilli, quando hanno dato tutti i premi, l'hanno fatto i cittadini cose, mi pare che Guarascio non ha mai ostentato, io questo mi duole molto dirlo perché io con Guarascio ce la tiro, no? Dite voi. Però devo dire che Guarascio non ha mai detto che avrebbe venduto Tutino, non ha mai detto che avrebbe tradito i tifosi, anzi ha detto sempre si farà il meglio in funzione di quello che sarà Tutino domani. Oggi se tu mi dici che Tutino ancora interviene, fa bene anche Tutino a non intervenire, perché lui non deve intervenire. Hai sentito che ha detto il direttore sportivo? Io quando ho bacchettato i giornalisti che gli hanno detto quant'è il budget, ha voluto dire un ursino capace, facetevi i cazzi vostri per quel che riguarda la società sportiva del Cosenza, perché c'è gente insieme al presidente che da oggi in avanti sa come tirarla avanti. Perciò noi saremmo tutti zitti a non parlare, perché io sono abituato a stare in società dove tutto quello che veniva detto valeva essere valutato solo se era conveniente valutarlo, però si faceva tutto in funzione di chi veramente gestiva un caccavello.
e questo voglio ribadire. Perciò né, né Tutino è stato detto che doveva essere avvisato. C'è stato, a parte il fatto che Tutino era avvisato nel momento in cui, prima di venire a Cosenza, se non sbaglio, si è fatto fare un contatto di altri 3 anni, se il Talma andava in Serie A, di 800.000 euro. Posso essere sconfessato perché non è vero, e di questo chiedo scusa se non è vero, però ciò vuol dire, quando uno sa di fare i propri fatti, l'è avvisato. E allora che vuoi? 800, probabilmente Guarascio ha valutato pure che se riscatta Tutino gli dovrà dare, se non lo vende, 800.000 euro per altri 2 anni. Ma che mi sta, a chi deve dare giustificazione? Ma la statua ustaca, mo forse sta facendo anche una cosa buona. Ma sai perché sta facendo una cosa buona? Si tenga anche, questo lo voglio dire, vabbè, tutte le persone familiari, tipo che lo dicono come un ruffiano suo, deve stare lì, a prescindere da quelli che eventualmente vengono assoldati durante quest'anno. Deve stare lì, perché Marulli è figli di Marulla, e mai ci sarà un altro Marullo, un altro De Rosa, a cui poi dobbiamo andare a dare i sigilli. Per avere il sigillo, per avere probabilmente la considerazione di quelle persone, bisogna masticare almeno un altro 5 anni, poi potrò dire che Tutino pensa al Cosenza in maniera come l'hanno pensato i Marulla, i De Rosa e chi sono stati bandieri, e poco eventualmente, tranne Marulla idolatrato. Allora, questa cosa del sigillo, il mister, hai fatto spaventare pure a Maria. Questa cosa del sigillo, no, ma io mi agito per lui. Allora, saluto Antonello. Antonello, grazie, hai sentito anche la ringa dell'avvocato Gagliardi. Antonello, forse è caduta la linea. Comunque lo salutiamo e lo ringraziamo per essere stato con noi. Perché io voglio farti vedere una cosa, Maria Grazia. C'è Pianeta Napoli che dice, un nostro tifoso ce l'ha mandato. News, come a Napoli, anche a Cosenza la gente Giuffredi mette giocatori contro piazza e società. È già accaduto con Di Lorenzo. Certo. Ma è quello che abbiamo detto prima, la dichiarazione del procuratore è stata un qualcosa di sbagliato, mi correggeranno i mister. Nel calcio c'è un detto che bisogna rubare tempo e spazio agli avversari, giusto? Il procuratore di Tutino in questo momento ha sbagliato tempo, spazi e luogo. Perché non si fa quello che ha detto lui. E io ribadisco il mio concetto, perché è il mio pensiero, che Tutino ad oggi stia zitto è la cosa migliore che possa fare. Perché voi, per un attimo, mettetevi anche nei panni di Gennaro Tutino. Lui sapeva benissimo che il Cosenza aveva il diritto di riscattarlo, senza se, senza ma e senza forse. È un contratto messo per iscritto, quindi lui lo sa, uno. Pensate però a un ragazzo che si va a mettere contro il suo procuratore. Non è così facile come si pensa, che lui debba rispondere, non debba dire niente o non debba fare. Non è una cosa che il ragazzo si mette e va contro i suoi interessi. Ci sono anche delle clausole legali dietro che noi non sappiamo molto e alle quali non bisogna dare ali. Molto alte, okay. Sue clausole. Quindi rompere con un procuratore chissà quanto esatto. costa. Esatto, cioè a livello legale è una cosa lunghissima. Quindi lasciamo da parte per un attimo Tutino. Noi concentriamoci sulle cose reali che abbiamo. Il cartellino di Gennaro Tutino del Cosenza. Il presidente Guarascio ha fatto un'operazione importantissima e qui si chiude. La tifoseria è giusto che in questo momento stia vicino alla società come non ha mai fatto. E non critichi il giocatore perché in questo momento non sappiamo la sua posizione. Io sono pienamente d'accordo con quello che ha detto. Io so per certo che chi vuole bene a Gennaro Tutino, col quale lui si è confrontato al ritorno da Ibiza, gli ha consigliato di farli cantare, di stare zitto. Quando il momento uscirà fuori, come è la verità. Giusto. È ovvio che sia così bravo. Ma io sono convinta che se domani il Cosenza venderà Tutino, come tutti quanti ci aspettiamo, io sono sicura che lui farà un mega ringraziamento alla città, perché va anche detto che, come diceva il mister prima, Gennaro Tutino è successo tante volte che in altre squadre non abbia brillato. Lui sembra trovare la sua dimensione a Cosenza. Però capisco pure che a 28 anni io mi posso giocare l'ultima possibilità di andare in Serie A e io se ce l'ho me la gioco, ma me la gioco essendo un giocatore in questo momento tesserato Cosenza Calcio ed è la società Cosenza Calcio che tratta. Punto, basta. E poi la società Cosenza Calcio, se non l'ha fatto fino a oggi, e qui lo dobbiamo anche dire, perché mi risulta che il presidente non è che sia stato sempre molto largo nel gestire. Vabbè, oculato nella spesa. Oculato se nella c'è spesa. Da dare quello che sono le percentuali, che no, quello sono per le, e quelle sono se le però un conto è la percentuale sull'eventuale vendita, da parte di cose che secondo me, anche se non è scritta, deve essere scritta subito, no?
c'è sempre il Cosenza che deve stabilire la possibilità ed eventualmente il procuratore con il calciatore ad accettare o meno quello che la società sta per fare. Pensi, no, Franco, che se per caso il presidente continua nella sua, come dire, migliorata pazzia e dice Tutino resta a Cosenza e facciamo la squadra, il procuratore Giuffredo non prende neanche il cornetto la mattina. Cioè, ha capito qual era il problema. Allora, volevo salutare Antonello, volevi aggiungere qualcosa, poi vado da Silvio che voleva intervenire. Ma dico solo che bisogna avere fiducia del Cosenza, ritornare ad avere fiducia del Cosenza, questo è importantissimo, e altrimenti poi ritorniamo sempre, abbiamo visto e constatato che le cose si sono iniziate a fare nel migliore dei modi già da un anno, e quindi diamo fiducia a questa società, come dice anche Ursino, e andiamo allo stadio, apponiamoci e combattiamo tutto l'ambiente. Poi le beghe le risolveranno sicuramente Parascio, Ursino, che è un maestro, e quindi non certo lo dobbiamo risolvere poi. Grazie Antonello, grazie per essere stato con noi. Silvio, c'eri tu che volevi dire qualcosa, se non sbaglio. No, l'ultima cosa, cioè nel senso che siccome non volete il contraddittorio, perché no, come voi, non vogliamo Gagliardi ha parlato due ore senza farmi replicare, quindi gli dici quindi, viva Tutino, viva Guarascio del Cosenza, buonasera. È normale, che puoi dire? Ok. No, perché dici, se tu la pensi diversamente. No, lui ha detto la sua, tu puoi dire anche la tua, non è che non siamo mai stati. Detto la no, dico, nessuno è stato mai, come dire, abbiamo messo il bavaglio al posto. Cosa vuole dire oggi lui? Non lo capisco. Vuole dire che... Che cosa? Per educazione, non so per quale motivo. E vuol dire che state in società troppo larghe. Nella società dove sono stato io, e che tengo società importanti, e quello che bisognava far sapere alla gente lo si concertava in società. Il resto era tutta una cosa tra datore di lavoro e dipendenti. E questo deve essere la società. Se questo non l'ha fatto Guarascio, io lo invito. Deve avere un grande rapporto con quelli che lui ritiene di famiglia. E un'altra volta parlo di Kevin Marulla, tienitelo bene, soprattutto se gli altri lo indicano come quello che riporta. Io te lo tieni perché fa i tuoi interessi, e probabilmente non penso che prendi tutti i soldi che prendono gli altri che arrivano. Oggi si fanno le ossa e poi se ne vanno, milionari, potenziali milionari, perché a Cosenza c'è sempre l'università. E tu, caro Guarascio, te lo dice Franco Aglià, hai un'università che deve essere gestita ed eventualmente educata da professoroni. Dato che probabilmente qualche professorone adesso ti ha dato un'imbeccatina in funzione Tutino, cerca di mantenere le imbeccate. Una cosa, ai professoroni che arrivano, allora, che non sono stanziali tipo Kevin Marulla, pagali perché poi quando se ne vanno ti fanno i coppe un'altra volta pure loro. Silvio, c'eri tu che volevi dire questa cosa o no? Se n'è andato Silvio, hai offeso a Silvio, vabbè, vado da Antonio, perché anche a Catanzaro, Antonio, c'è una situazione un po'... Sì, prima facciamo parlare un attimo Antonio, dimmi un attimino qual è la situazione, perché abbiamo visto che è stato annunciato proprio nei giorni scorsi, intanto buon pomeriggio, ben ritrovato, è stato annunciato il nuovo direttore generale Morganti, che è arrivato dalla Juventus, non c'è più il direttore sportivo, quindi si tratta il profilo del nuovo direttore sportivo. La situazione Vivarini qual è? Si parla di una buona uscita che qualche squadra dovrebbe versare nelle casse del Catanzaro. Ciao Anna, buon pomeriggio, grazie per l'invito, un saluto a tutti voi. Sì, per Vivarini servirà necessariamente un consistente indennizzo da versare al Catanzaro, perché Noto lo ha detto chiaramente a margine del premio Ceravolo, sotto contratto non può andarsene dalla sera alla mattina, annunciando anche la possibilità di agire nelle sedi opportune, e quindi questo significherebbe collegio arbitrale, una vera e propria causa di lavoro con tutti, diciamo, i rischi annessi e connessi. Vivarini insomma è adocchiato in maniera particolare dal Frosinone, che anzi sembra in poll per acquisirlo, insomma nelle ultime ore ha fatto proprio uno sprint, gli ha garantito un contratto biennale consistente con garanzie sul progetto tecnico, quindi pare che sia indirizzato verso Frosinone. C'è su di lui anche la Salernitana, per il Catanzaro Aquilani è la primissima scelta, non solo per la giovane età, ma anche perché propone insomma dei principi di calcio molto vicini a quelli di Vivarini, permetterebbe di proseguire la traccia tecnica avviata col mister di Ari. L'altra pista concreta porta Massimo Brambilla, che in uscita dalla Juventus Next Generation è, come
dicevi tu appunto su Paolo Morganti, effettivamente Brambilla lo conosce bene, insomma, Morganti, quindi ci potrebbe essere anche questo legame, però la questione allenatore verrà sciolta in maniera definitiva solo dopo aver annunciato il nuovo direttore sportivo. Antonio, lo stesso presidente nei giorni scorsi ha detto comunque noi abbiamo già un piano B. Sì, il piano B, lui lo diceva per il direttore generale, sull'allenatore ha un po' girato largo dicendo ma l'avete chiamato voi Aquilani? No, Aquilani è stato chiamato, il suo entourage parecchie volte, insomma aveva il piano B sul direttore generale, ce l'aveva già da parecchio tempo ed era proprio Paolo Morganti che è in uscita uscito dalla Juventus, insomma ha fatto il responsabile organizzativo del settore calcio, ha diretto insomma i centri sportivi Vinove e Continasse, e proprio per questo motivo se la vedrà sicuramente lui per il nuovo progetto del centro sportivo che Noto ha individuato alle porte della città, che permetterebbe di riunire prima squadra e settore giovanile. Quindi il piano B è arrivato, infatti dopo qualche giorno l'ufficialità di Morganti, però ancora per il direttore sportivo sono, e se la contendono insomma, Ciro Polito e Davide Vaira, e non sono escluso ovviamente altri profili, e solo dopo, come dicevo prima, verrà scelto l'allenatore. Allora vado da Renzo che voleva dire qualcosa, il Catanzaro poi la chiedo anche a mister. Sì, no, io so dai miei fondi che il Catanzaro è molto interessato ad un ex Cosenza per la panchina. La cosa ancora non si è conclusa solo perché... E chi è l'ex Cosenza? Diciamolo. Fabio Caserta. Ah. Solo non si è conclusa solo perché è un ex Cosenza e questo potrebbe creare problemi a Catanzaro prendere in panchina un ex Cosenza, mentre invece secondo il mio punto di vista è una bella rivincita per il Catanzaro prendere un ex Cosenza e poi magari fare bene. Cosa ne pensi, mister? Io sono sempre stato, per quanto riguarda gli allenatori, sono sempre stato contro le forzature. Io credo che esistono dei cicli. Il ciclo di Vivarini è finito a Catanzaro. Certo. Mi sembra anche giusto che vada via. Ha dimostrato di essere un grande tecnico, quest'anno è stato sicuramente il miglior tecnico della categoria in relazione al materiale umano che aveva e ai risultati che ha ottenuto, è stato di gran lunga il migliore di tutti. È anche giusto e umano, no, che le due strade si separino dopo tre anni e ognuno vada per la propria. Mi dà fastidio i contenziosi, non li ho mai sopportati. Cioè, allora che faccio? Io non mando Vivarini eventualmente al Genoa o al Frosinone perché se non mi paga e me lo tengo a forza. E se me lo tengo a forza, lo stato d'animo di Vivarini. No, esatto. Ecco, cioè, lo stato d'animo di Vivarini che vorrebbe provare, è anche giusto dopo tanti anni di gavetta, dopo tante schiaffi in faccia che ha preso. Questo è un grande allenatore, non da mo, eh. Cioè, e purtroppo non è stato mai messo in condizione di poterlo dimostrare. Adesso lo ha dimostrato, è anche giusto che si vada a giocare una carta importante, se sia Frosinone, se sia Empoli, se sia Udinese, io non lo voglio sapere. Però è lasciarsi da amici e lasciare un buon ricordo l'uno dell'altro, perché Vivarini sia Noto che i tifosi da Catanzaro li ha fatti sognare e li ha fatti divertire per tre anni. Questo, se no ci dimentichiamo, esatto, tutte le cose. No, dobbiamo chiudere perché siamo proprio... Franco. In un minuto. Che poi parliamo tutti. No, in un minuto. Vivarini o non Vivarini, no. Un allenatore ritenuto importante, più di un giocatore, quando va via è che probabilmente non sopporta più l'ambiente. Bravo. Te lo dico. Io mi riferisco soprattutto... perché le partite le vediamo non soltanto per come giocavano bene alla grande, ne hanno perso altre che non dovevano perdere, ma pure per colpa dell'allenatore, ma ci sono nel Catanzaro proprio delle realtà proprio che non sono conosciute e messe in evidenza, tipo qualche calciatore importante che a Vivarini in spogliatoio ci ha fatto i colpi in maniera indeterminata, e questo me lo dico. E probabilmente non è stato Floriano che gli avrà fatto così, ma c'è stato pure un po' una pressione per evidentemente. Ed è giusto che vada, bravo, perché a Reggio quando la gente se ne voleva andare ho preso e ci metti la valigia, allora così. Fatemi salutare, grazie ad Antonio così Battaglia, ringrazio anche Silvio Zizza, voglio di lavorare su questo nome che ne ho fatto. Grazie anche a Renzo Andropoli, a mister Franco Giugni, a Maria serata. Grazia, che ritroverete ogni posso giorno. Posso sbattere una pure io? No, io devo fare una cosa. Sì. È il compleanno di mister Alberto Urban, quindi è giusto fargli gli auguri in diretta. Facciamo gli auguri a mister Urban. Grazie a Franco Gagliardi. Vi ricordo che l'appuntamento è alle 17.30, lunedì prossimo, sempre in diretta, sempre qui. Speriamo, cerco di recuperare. Con Calcio d'Estate. Ci vediamo lunedì prossimo. Arrivederci. Grazie.
Noi calabresi siamo passionali e romantici, mettiamo sempre anima e cuore in tutto quello che facciamo. Sorridenti e tenaci, abbiamo un cuore immenso e grande come tutto il sud. E mo? Viva la Calabria. Viva la Calabria.